Oh, salve ragazzi, qui del 38, sono con Spider-Man, siamo su Spider-Man e siamo qui con il padre di Mike Qui ho Morales. spazio di manovra, aspetta. Sono bloccato, puoi fare niente? Cos'è stato? La metro, forse? Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No, sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavò, presto! Se riesco a muovermi. Ah, io devo salire sopra da qua. Mamma mia. Bruttissimo. Madonna, è scomodissimo sta cosa. Dov'è il padre di Mike Morales? Ah, ok. Forza, andiamo! Figo, andiamo. Vabbè, sono più veloce di te, è meglio che passi tu. No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo è? Qui ci sono delle casse vuote e hanno portato via quelle che non sono riusciti a ripulire. Oh. Furto con scasso, andavano di fretta. Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Resta qui. Oh, diavolo, hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili! Fermi! Giù dal camion! Siete tutti in arresto! Al riparo! Non mi va di perdere tempo con voi, ragazzi. Grande, un colpo da maestro! Cerco di dare una mano. Sarò io! Allontanati! Attento! Che fai? Ti metti in mostra! Parli tu che schivi i proiettili! Sono quasi colpito! Sono quasi? Non riesco. Oh, Madonna. Sì, tu Dietro di subito. te! Ti copro io! Ehi, grazie, amico! Sta lontano, lo stordisco! Se riesco a prendere come voglio, è cosa che non riesco mai. Ok, Tempismo grazie. impeccabile! Solo che. Ok, sai che faccio sti geyser? Passo le scale. Non è vero, sono io che sono. Visto? Anch'io ho qualche amico! Ok. Bella, fuori uno. Lasciate stare. No, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, bello, l'ho paralizzato. Levati tu, bellissimo. Andata. Guarda, voleva scappare. Andiamo. Se perdo due furgoni di uomini armati in un giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Sì, effettivamente. Bella. Mamma, che casino che sei. No! Mi sono distratto. Male direi. Quei bastardi sono ovunque, se non li Che fermo finiranno per bastardi, mi è uccidere piaciuto. qualcuno. Prova a
Sta attento, Jeff. Non fare sciocchezze. Mamma mia. Ma come faccio a battere quel cacchio di coso? Se continua così, ci scappa il morto. Devo avvicinarmi. Ragazzi, avete un posto in più? È la tua fermata! Preso! Ok. Mamma mia, che mazzo. Fantastico, per una volta la 3 in orario. Questo mi è piaciuto. Per una volta in orario il 3. Aia. No, Jeff. Jeff. Meno male. Meno male che è andata bene. Va, mi è venuto l'ansia, mi è venuto. L'agente è stato identificato come Jefferson Davis. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimetterà completamente. Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole l'ascolto. Ok, salta su. Beh, almeno. È proprio brava. Quella cosa è proprio, mi è piaciuta. Bello. Dei punti esperienza. Sono esausto. Devo tornare a casa e farmi una sana dormita. Incremento danni main skill. Che bello. Punti abilità grande. Totali 2. Finalmente. Ah, posso. Ah, posso farlo proprio. Ah, posso. Devo fare per forza. Va bene, facciamolo. Quella cosa, sono troppo stanca. Non me la tiene. Come fai il teletrasporto? Bellissimo. Madonna, che pariata. Lui col cellulare. In un mezzo pubblico, bellissimo. Chinatown. Ah, lui si trova in Chinatown, è vero. Ok. Questa è casa tua. Quanti brutti disegni. Anche se ho la brutta sensazione, caro mio, che non sei stato sfrattato. Piccola parentesi. Non abbiamo costruito nome, però abbiamo abilità. Dobbiamo... a fare due abilità. Allora vediamo che cos'era. Ok, bellissimo. Guai la madonna. Allora dobbiamo migliorare questa cosa della tecnica, quindi però faccio questo per fare questo. Ah no, questo non posso. Ah, questo da 2 a 3, mamma mia. E allora ti è.
Elenco mosse. Ah, giusto, sono state aumentate. Vabbè, quello dipende dalla tipologia. Vabbè, andato. Ce ne torniamo? Ora succede il che è stato frattato, sfrattato, non so, ricorda? Bel casino. Bel casino, raga. Non te lo ricordo che sei stato sfrattato. Appunto. Appunto. Ma dai. Empire Sanitation, sono Eddie. Sì, salve. Sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto. Un secondo. Sei, quattro, quattro, sette, sei. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, ehi, aspetta! È importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bauer e Grant. Ricevuto, grazie, Eddie. Garage comunale tra Bauer e Grant. Nessun problema. Che bello, perché è stato sfrattato, quindi in pratica non ha manco una casa adesso. Posso accettare di perdere qualsiasi cosa, ma non la mia spy di chiavetta. Che vuoi che sia? Devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate. Bellissimo tu però, eh? Ci sono anni di ricerche in quella chiavetta. Tutto il mio lavoro dai tempi del liceo. Mamma mia, che casino, povero Spider, però, ragazzi. Lui è sfigato. Lui è proprio il protagonista più sfigato della storia. Ha sempre problemi. Non mi sorprende che questo gioco abbia avuto successo, ma non per la giocabilità, per la trama, narrazione, tutto. Dai, ti prego. Chiuso, ma certo. Non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia. Forse c'è un altro modo per entrare. Ti prego, niente più da spazio dentro. Ah, ok, trovato. Meno male. Se non rompo nulla, nessuno può accusarmi di effrazioni, no? Niente panico. Magari non hanno ancora scaricato la spazzatura. Nada. Ok, sotto con il panico. Empire Sanitation, sono Eddie. Scusa, è possibile che il camion non si trovi nel garage? Sì, certo, deve essere da qualche parte della zona ovest di Chinatown. Perfetto, vado subito. Ecco, era più comodo fare così. Devo abituarmi a fare. Senti, non sperarci troppo, ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare. Ah sì? Potrei cercarli in pizzeria. Sai quale, di preciso? Forse un posto a conduzione familiare. Jerry's? No, quello è a nord. Intendo il primo, Jerry's. Ah, giusto. No, inizia con la L, se non sbaglio. Larry's? È nell'East Side. Lios. Lios, sì, potrebbe essere. Mi piace quel posto. Ti prenderò una torta. Aspetta, quello deve essere il camion. Grazie, Figurati, è in bocca al lupo. Deve esserci un camion, mi pare. No, la mia roba non è qui. Deve esserci per forza un altro camion. Della mia roba non c'è traccia. Ma che odorino interessante. Eddie, sei la mia unica speranza. È andata male, Sicuro che siano stati qui. Beh, forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne. Se il tuo camion ha seguito la linea 35, sarà già arrivato all'inceneritore. L'inceneritore! Vicino al ponte di Manhattan. Dovrai fare presto. Ma non si sta facendo domande, Eddie, come si riesca a essere così veloce? Non te lo stai facendo le domande, caro Eddie? Non ti stai facendo domande come è fattibile che riesca a raggiungere
dei ponti così lontani a piedi o con la macchina. Vabbè, forse sta prendendo via la macchina, però. Ecco l'inceneritore. Spero non sia tardi. Oh, oh, guai in vista. Aiuto! Grazie, Spider-Man. Tutto bene? Sì, grazie. Questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni. E temo che presto ne arriveranno altri. Terrò gli occhi aperti. Ascolta, ti spiace se cerco in giro degli effetti personali? Figurati. Intanto stilo il rapporto sull'incidente. Deve essere questo. Sì, roba nostra. Fa che sia qui, fa che sia qui. Sì. Spero funzioni ancora. Sembra tutto a posto. Ma guarda, un vecchio prototipo di gadget. Va bene. Perché non l'ho mai finito? Forse potrebbe funzionare. Ok, interessante. Ah, devo sempre attivarla. Comunque, vedete, devo gettare simboli, devo rifare. Ah, madonna. Ah, ma io quindi qua per potenziare devo fare. Guardate, è l'idiota che crede di essere Spider-Man. Freddiamolo! Via da qui! Senza toccare terra. Bella. Vommete. Prendi questo. Che vuoi fate? Quello l'ho pigliato in pieno, ma fa una tenerezza. Ok. Colpo proprio bellissimo. Ok, beh, direi che la serata ha preso una strana piega. Dove potrei andare a dormire? Magari da MJ. Allora, l'obiettivo è il divano di MJ, ma come faccio a convincerla? Vediamo. Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? Troppo formale. Il William. MJ, passavo da queste parti e. Non si può sentire. Ciao MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di. Ok, questa è proprio patetica. Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? E la gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa ti salta in mente? Sono stivali o calzini grandi? Confucius Plaza. Un briciolo di saggezza orientale mi sarebbe utile. Sta non sa più che cosa fare, imbarazzato. Cioè, quella cosa avete presente? Che non riesce a dire a Mary Jane che, che deve dormire in un letto. Ma io ho dormito tranquillamente a casa di amiche, non ho mai avuto questo problema. Vabbè, c'è anche da dire che, giusto, è la sua ex. Però lei non si fa il problema, è lui che si sta facendo il complesso, ho notato. Quindi, caro Spider-Man, sei un cretino. Ma vabbè, ti vogliamo bene lo stesso. Corri, 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 corri. La madonna, quanto è lontano. Beh, giusto, non è che tutti vivono vicino a... Chi vive in una città come una megalopolis, metropolis, ne dubito fortemente che abbia tutti vicino.
C'è un monumento. Bella finestra, ma ho sempre l'impressione che all'interno accadano cose mistiche. Strano. Ah, eccolo. Ah, beh, grazie. Quello, eccolo dove è coso. Grazie al Kaiser. Non mi sorprende. Cos'è? Ho indossato questi guanti da elettricista nel mio primo scontro con Electro. Mi hanno suggerito l'idea del costume isolante. Ok. Vediamo la mia tesi sulle neurotecnologie. Mi è valsa l'impiego con il dottor Octavius. Rhino mi avrebbe ucciso se non gli avessi scheggiato il corno per risalire al materiale del suo costume. E anche così sconfiggerlo non è stato facile, ho mal di schiena solo a pensarci. Poi ho aggiornato la tipologia di costume che tiene. Bene ragazzi, oh però, siamo 40 su 50 ragazzi, oh, le cenabili sto prendendo tutte alla fine. Comunque raga, io credo che dovrò fermarmi qua, che è andato molto bene secondo me. Perché dobbiamo andare là, sarà molto divertente. Ci aggiorneremo per il prossimo video, raga. Qui del 38, passo e chiudo. Bella ragazzi.